Sicuramente su un Super G così veloce deve stare attenta alle porte sui dossi. Sì, forza Sofia, deve limitare al limite l'errore, cercare di essere più a posto con gli equilibri. Bella spianata, bella in posizione, molto vicina a Elena Curtoni e velocità altissima per arrivare al delta. Brava, impressionante, 105,5 anche se in ritardo di 6 centesimi qua, grandi pieghe. Si è inclinata parecchio, ha fatto fatica a finire la curva, ma li sta mollando alla grande, sta cercando di fare tanta velocità in questa parte alta. Dove era velocissima anche nella giornata di ieri, adesso preparazione al gran curvone, inversione immediata, sterzato un po' con i piedi ed è dietro, ma è lì. Dai, che siamo lì vicine, brava perché gli ha fatti correre tanto gli sci, non ha mai decelerato e cerca di mettersi in posizione anche prima di Scarpadon, bella aderente alle due porte. Che rischio per Sofia che è sempre velocissima, attenzione perché lo Scarpadon è più importante, spigolata! Clamorosa di Sofia che poi esce sullo Scarpadon. Aspettiamo. Impatto forte col palo. Aspettiamo, non diciamo niente. No, è stata una bruttissima caduta per Sofia purtroppo. Adesso arriva anche Muchmeier, che è sempre in quella zona. Non deve sbattere contro il palo. E persi qualche dente, mi rompe la mandibola. Però per fortuna Sofia si mette gli sci. Allora, se scendi già sugli sci con le tue gambe sì. È positivo. Però è un bellissimo segnale. Aspettiamo. È fatta di gomma Sofia adesso. Aspettiamo, perché ha già avuto tanti infortuni in passato. È un discreto segnale sicuramente, però non vuol dire ancora che sia tutto completamente a posto. C'è stata una spaccata tremenda e poi quel movimento della gamba sinistra non bello. Successivamente anche l'impatto con il palo ad alta velocità in una mini compressione nella zona dello Scarpadon, dove ho detto ci sono sempre tante onde. Sì, quest'anno Cortina è un po' più tosta. È un po' più mossa, sì, lo diceva Brignone e anche Nicole De Lago. Il pubblico è tutto per lei, allarga le braccia, però ancora non ha dato segnale che sia tutto a posto. Mamma ragazzi, quanto ci fa tremare questa ragazza. Era stata brava. Gioire e tremare. Sì, assolutamente. Già ieri ci fa saltare sulla sedia. Sì, però finché comunque riesce ad arrivare, adesso scuote la testa, il ginocchio sinistro. Gran botta, ma anche al collo poi. Sì, che già era dolorante purtroppo. Arriva Andrea Facchinetti della Fisi.